Bene, un applauso alla difesa, ragazzi, come al solito. Rido perché tanto è la prima partita. Meglio perdere adesso che perdere poi a maggio. Ma io so già come finisce. Quest'anno andiamo abbastanza bene, terzi, quarti e poi alla fine, tac, ce lo prendiamo nel culo e andiamo in Europa League. E se va bene, ragazzi, una nota positiva c'è stata oggi. E non è la buona prestazione di Correa, anche quella, ma è che non abbiamo perso 4-1. Perché io ho detto, passiamo in vantaggio. Tra l'altro non ho visto il gol di Immobile perché ero fuori casa, ho giocato anch'io 90 minuti oggi, ragazzi, più di loro. E è meglio di loro, forse. Mi sono perso il gol di Immobile, ma avete detto che è stato bello. Ma i fini del risultato non è contato niente, ragazzi. Poi ho detto, fanno 1-1, appena sono acceso io il Napoli stava dominando 1-1, ho detto finisce 4-1, almeno non è finita 4-1. Ragazzi, facciamo ridere, ridere in difesa, facciamo ridere, cazzo. Io non è problema di giocatori, Belin. Come cazzo fai a prendere il secondo gol? Che Alan l'ha toccata piano, una palla lenta come una lumaca, e nessuno che è stato buono a prendere sta cazzo di palla. È arrivato a quel nano di Insigne, ancora un nano, e l'ha messa dentro. Ma basta, cazzo, che c'hai un fisico che sei un... Non lo so cosa sei, perché atleticamente sei una bestia e non sei riuscito a prendere quella cazzo di palla. Cazzo! C'è veramente, ce n'è sempre una in sta cazzo di difesa. Acerbi ha fatto il suo, poi ragazzi c'ha dei piedi fucilati, io non so. Non gliel'hanno detto che la Lazio il gioco è rinviare su sto cazzo di Milinkovic, cioè non sulla sinistra e sulla destra. E quando dicevo i terzini bisogna rinnovarli, Marusic è un deficiente, Marusic. C'è gente che mi dice tu critichi Marusic, ma Marusic guardala le partite. Arriva in attacco. Allora, o non c'ha nessuno, fa dei cross del cazzo, va bene. Se c'ha qualcuno, pulisco perché sto sputando, una fontana, eh. Se c'ha qualcuno, non riesce a dribblarlo, manco se lo paghi. Manco se Mario Rui. Lui cosa fa? Rientra sul sinistro. Sul sinistro non è capace a crossare e fa quei cross a foglia morta che, regà, io non so dove. Immobile, Cristo, a me mi faceva pena, faceva reparto da solo. Ha fatto una partita straordinaria, teneva palla. Poi il gol, mi avete detto che è bellissimo, minchia, raga, io qua sto sputando come un cane. Vabbè, però il Napoli c'ha Koulibaly, Albiol in difesa, non è che faccia, ha fatto una partita ottima. Poi, raga, Milinkovic ha giocato male, lo sapevo. Cioè, non è che, se mi dicevate chi gioca male sta partita, Milinkovic, perché e vedrai che finché non finisce il mercato sarà così. Perché il Real Madrid, ragazzi, non escludo che provi ancora a prenderlo. Non penso, che perché sennò rimarremo scoperti, è un'ipotesi difficile. Però, calma, ragazzi. Altro dire, Caser giocava sulla sinistra, lui è destro, si è visto che non è in grado. Badde, il primo tempo dicevo, cazzo, gioca, poi vabbè, un po' un calo, ma ci sta. Lucas Leiva è su un altro pianeta, soprattutto fisicamente, ragazzi, Lucas Leiva è più prestante, più nei contrasti, è più bravo. E a impostare Badel ha fatto delle discrete cose più o meno, poi secondo tempo è calato, ma ci sta. Ragazzi, poi adesso chiudiamo qua che non c'ho più voce, cioè non è che c'ho più voce, però comincio a... Vabbè, non lo so. Comunque Correa e si vede che è forte, ragazzi, Correa è forte. Ragazzi, io dopo 5 minuti, come ha toccato due palloni, ha fatto anche un tiro moscio, ma ci sta. Ho detto, questo è forte. Questo è forte, ragazzi, Correa è bravo. Crediamoci sto ragazzo perché è bravo, è bravo. Io lo lancerei con la Juve, a partita in corso, ma comunque fatelo giocare perché Correa è veramente bravo. Signori, purtroppo il mercato è chiuso, quindi in difesa non possiamo acquistare nessuno, ma secondo me dobbiamo più che altro lavorarci su questa cazzo di difesa. Com'è possibile, dai? Cioè, sono errori da giocatore di serie B, quindi non è che Bastos è scarso, Wallace è scarso, eccetera, eccetera. Sono errori proprio... che non siamo organizzati, che non ci lavoriamo su sta difesa. Inzaghi è mesi che lo dico, ovviamente lui non guarda i miei video, quindi sennò magari l'avrebbe fatto. Lavora, ma tanto su sta difesa, veramente. Boh, ragazzi, io direi di chiudere qua il video, sono contento di essere tornato qui post partita. È una sconfitta, ma calma, ragazzi, con i giudizi ci sarà tempo, c'è 40 partite ancora. Signori, bella, seguitemi su Instagram, il link lo trovate qui sotto. Ciao.